Marittimo sgozzato e giallo sulla nave, una fresa sporca di sangue trovata accanto al corpo di Giosuè Sorrentino, 35 anni, il marinaio di Sant'Agnello, il cui cadavere è stato trovato con la gola tagliata a bordo di un mercantile in rada a Venezia. Aperte tutte le ipotesi. Il grido di Napoli, liberiamoci dai clan. Il corteo del 25 aprile ha fatto tappa alla sanità dopo aver attraversato le strade del centro. Contestazione contro la Valente. Il Partito Democratico la difende. La festa della liberazione è di tutti. De Magistris contro Renzi. Fa campagna elettorale. Il sindaco attacca il premier. Una vergogna utilizzare la prefettura per gli incontri politici con la Valente. Chiesto l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella, ma De Vincenti lo bacchetta. Maltempo, freddo e neve in Campania, temperature impicchiate in tutta la regione, fitte nevicate nelle zone interne sui monti di Irpinia e Sannio, pochi disagi, già domani la situazione dovrebbe migliorare. Salerno, la sfida della città turistica. Stamane l'inaugurazione della stazione marittima che ieri è stata visitata dal premier. La gioia del governatore De Luca, un sogno che si avvera. Salerno, capitale dell'architettura moderna. Mastella accusa banca in campo per la Boschi. L'ex ministro denuncia inviati sms da un istituto di credito per la visita a Benevento del ministro per le riforme a sostegno di Del Vecchio, ma resta il mistero sull'autenticità dei messaggi. E questi erano i nostri titoli. Buonasera dal TG di 8 Channel. Apriamo con la cronaca, il giallo della morte di un marittimo di Sorrento trovato con la gola tagliata nella stiva di una petroliera a Venezia. Massimo riservo sulle indagini, ma gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Sentiamo. Una fresa sporca di sangue è stata trovata accanto al corpo di Giosuè Sorrentino, 35 anni, marittimo di Sant'Agnello in provincia di Napoli, il cui cadavere è stato trovato con la gola tagliata a bordo di un mercantile in rada a Venezia. Secondo le fonti degli investigatori, la ferita mortale è compatibile proprio con le lame dell'attrezzo e restano aperte tutte le ipotesi, che sarebbero però ristrette al suicidio, all'incidente sul luogo del lavoro o addirittura all'omicidio. L'allarme è scattato ieri mattina quando i colleghi dell'uomo hanno trovato il corpo in sala macchine della nave che era in rada a Malamocco. Immediata la richiesta di soccorso del capitano della Bianca Moretti, cargo battente bandiera italiana, che ha chiamato la capitaneria di porto, immediatamente giunta sul posto con i sanitari del 118. Sulla vicenda il PM di turno Stefano Ancillotto ha affidato le indagini alla squadra mobile lagunare che, dopo i rilievi del caso, ha risentito la ventina di uomini a bordo del mercantile. Già domani sarà affidato l'incarico per effettuare l'esame autoptico sul corpo del 35enne. La nave, per opportunità investigative, è stata trasferita da subito all'interno della città lagunare e portata in banchina a Marghera, dov'è in zona protetta irraggiungibile, mentre da fonti della squadra mobile è stato deciso di non rilasciare dichiarazioni fino alla conclusione degli accertamenti di un vero e proprio giallo. Il corteo del 25 aprile, segnato dalle dure contestazioni a Valeria Valente, arrivano i attestati di solidarietà da parte del PD e del Presidente del Consiglio regionale. La manifestazione si è chiusa simbolicamente nel rione Sanità. Sentiamo. Sono addolorata e sconcertata, sono stata costretta ad abbandonare il corteo per garantire che tutto potesse proseguire in maniera serena. Il 25 aprile è una festa di tutti gli italiani che in questo giorno celebrano la riconquista delle loro libertà. Oggi qualcuno con metodi violenti ha impedito che questo accadesse. Valeria Valente, candidata sindaco a Napoli, è dispiaciuta dopo le aggressioni subite da alcuni giovani dell'area antagonista durante il corteo organizzato per il giorno della liberazione. Condanna senza mezzi termini per i metodi di squadristi utilizzati nei confronti della Valente arriva dai componenti della segreteria del PD di Napoli. Il 25 aprile non è proprietà di nessuno, scrive la Tartaglione, un gesto vile e insensato, ancora più grave perché commesso da chi pensa di potersi appropriare di una festa e di un patrimonio storico che appartiene a tutti gli italiani. L'aggressione alla Valente è una ferita per la città ed è un segno dell'arretramento cui l'ha portata De Magistris in questi 5 anni, così Marco Di Lello, segretario della commissione bicamerale antimafia. A esprimere
piena solidarietà alla Valente anche il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e in un tweet il presidente del Consiglio regionale della Campania Rosetta D'Amelio. Il corteo partito da Piazza Mancini si è snodato lungo le vie del centro e ha raggiunto il Rione Sanità, teatro venerdì dell'ultimo agguato di Camorra. E proprio nella legalità affondava le sue radici con lo slogan voluto dagli organizzatori "Liberiamoci della Camorra così come 71 anni fa ci siamo liberati dal nazifascismo". Questo è il grido che arriva da Napoli in questo 25 aprile, da una città alle prese con una nuova guerra di Camorra. Ed è una campagna elettorale infuocata a Napoli. Il sindaco De Magistris ha definito una vergogna l'incontro di ieri in prefettura tra Renzi, De Luca e la candidata Valente. Ha detto: "Renzi fa campagna elettorale in prefettura". Sentiamo. Il giorno dopo la visita di Renzi in Campania, che ha segnato una svolta per lo sviluppo del Sud con la firma al master plan da 10 miliardi, si riaccende la polemica a distanza tra il premier e il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. La stoccata di Renzi è stata velenosa. Sul master plan per il mezzogiorno mancano solo il sindaco di Napoli e il presidente della regione Puglia Emiliano, ha detto il premier, evidenziando il ritardo di Napoli e della regione Puglia. Solo bugie e propaganda, ha risposto a stretto giro il sindaco De Magistris, che ha chiarito: "Quando ho visto centinaia di poliziotti e carabinieri pensavo che fossero arrivati i rinforzi che chiediamo da tempo e invece erano lì per il presidente del Consiglio. Non ne sapevamo nulla". Ieri il presidente del Consiglio ha firmato un altro atto. Beh, vediamo se è la stessa burla di due anni fa. Quando venne a Ferragosto a Bagnoli, firmò un patto, disse: "Mi impegno da domani a bonificare Bagnoli". Due anni sono passati. Ha occupato istituzionalmente Bagnoli con un commissario, ma non ha fatto nulla. Il sindaco riparte da una certezza: "Abbiamo dimostrato al governo che Napoli esiste e si sta riscattando per esclusivo merito dei napoletani. La città non si farà ingannare". Con il voto del 5 giugno all'orizzonte, lo scontro politico si fa sempre più duro e un'altra polemica si apre per la presenza della parlamentare Valeria Valente del PD all'incontro di Renzi con i preti anticlan. A molti è apparso un assist del presidente del Consiglio per la candidata sindaco del centrosinistra, che invece ha puntualizzato: "Sono intervenuta da parlamentare", ha detto Valente, "per favorire l'incontro con il premier che mi era stato sollecitato dal Rione Sanità". E Renzi ha annunciato che ci sarà anche lui il 6 settembre alla Sanità, quando verrà inaugurato il monumento intitolato a Genny Cesarano, ucciso per errore nella guerra tra i clan della Camorra. E alle accuse di De Magistris risponde il sottosegretario Claudio De Vincenti: "Non si permetta a De Magistris, che si rifiuta di fare il suo dovere di sindaco verso i cittadini di Bagnoli, di parlare di truffa. Il patto per la Campania prevede interventi concreti per quasi 10 miliardi, di cui 2 miliardi e 7 messi a disposizione dal governo. Questi sono numeri e fatti, noi non stiamo certo ad aspettare lui. Quello per la Campania firmato ieri a Napoli", conclude De Vincenti, "è il primo di 13 patti che verranno sottoscritti nel mezzogiorno. A De Magistris lasciamo le chiacchiere e la propaganda". Ed è una campagna elettorale infuocata anche a Benevento. L'ultima polemica nella campagna per le amministrative vede al centro la filiale del Monte dei Paschi di Siena. È giallo sull'invio da parte della banca di sms ai clienti nei quali si invita a partecipare alla manifestazione del PD, dove sarà ospite il ministro Boschi. A denunciare l'accaduto è stato il candidato Clemente Mastella. La filiale beneventana del Monte dei Paschi di Siena fa campagna elettorale per Raffaele Del Vecchio? È mistero sugli sms che alcuni correntisti sanniti avrebbero ricevuto dalla banca e che invitavano a non perdere l'appuntamento di sabato mattina al Teatro Massimo con il ministro Maria Elena Boschi a tirare la campagna di Del Vecchio verso Palazzo Mosti. La denuncia di Clemente Mastella è stata ripresa dall'edizione di Benevento del quotidiano Il Mattino e da altre testate nazionali come Il Giornale e Libero. Il quotidiano di Maurizio Belpietro allega anche uno screenshot del cellulare che avrebbe ricevuto dal contatto Banca MPS l'invito all'evento politico. Ad Otto Channel un dipendente della filiale di Benevento del Monte afferma di ritenere improbabile che la banca possa inviare messaggi di contenuto politico. Oltretutto il direttore dell'istituto di credito è originario della provincia di Lecce ed è entrato in servizio da circa 10 giorni. Nella schermata pubblicata da Libero solo il primo sms riporta la forma corrispondente a quella delle notifiche che Monte dei Paschi invia ai suoi clienti dopo che un'operazione è stata effettuata.
e si dovrebbe comunque presumere che il numero di cellulare sia stato cancellato, come si evince da quest'altra schermata, relativa invece ad una ricarica telefonica effettuata da un correntista nella banca senese. Quest'ultima si riserva comunque di predisporre accertamenti interni nel caso in cui un dipendente avesse effettivamente utilizzato per scopi privati e a fini elettorali la banca data dei numeri di telefono della clientela, un caso che, vero oppure frutto di un fotomontaggio ad arte, episodio gravissimo e censurabile in ambo i casi, contribuisce senz'altro ad alzare la temperatura dello scontro politico tra l'ex guardasigilli e il vice sindaco e candidato del Partito Democratico, proprio nella settimana che culminerà con l'arrivo nel Sannio del ministro per le riforme costituzionali. Oggi i funerali a Marcianise degli operai morti, travolti dal tir sulla strada Nola Villa Literno. Bisogna avere rispetto della vita che vale più di uno stipendio. È inconcepibile morire per un tozzo di pane. Queste le parole pronunciate da Don Stefano Giaquinto durante l'omelia di uno dei due funerali, quelli di Antonio Di Maio e Roberto Mottola, travolti e uccisi dal tir. La comunità è sotto shock, il commissario prefettizio ha proclamato il lutto cittadino, i malcapitati sono stati investiti, ricorderete, mentre pulivano per conto dell'ANAS delle cunette. E dopo la visita di Renzi, oggi il taglio del nastro ufficiale per la stazione marittima di Salerno, un'opera di straordinaria modernità firmata dall'archistar Zahadid, per la quale sono arrivati in città migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. Per il governatore De Luca, ex sindaco di Salerno, è un sogno che si avvera. Sentiamo. Soltanto ieri il presidente del Consiglio Renzi paragonava Salerno a Berlino. Oggi il governatore De Luca ha rimarcato il significato culturale e sociale di un'opera che è destinata a lasciare il segno nell'architettura contemporanea. La conchiglia di Zahadid, archistar internazionale che ha firmato il progetto della stazione marittima, è stata consegnata ufficialmente alla città. Per il presidente De Luca, che da sindaco ha voluto questa struttura, è un sogno che si avvera. Noi non saremo mai i più grandi in Italia. Non saremo mai la città della grande arte, ma per quello che dipende da noi, non dalla nostra storia, noi dobbiamo essere i primi. E il campo nel quale possiamo essere i primi è il campo della grande architettura contemporanea. Qui, se abbiamo la determinazione, la tenacia, il coraggio di costruire, possiamo essere i primi in Italia. Oggi possiamo dire, Salerno è la prima città d'Italia per la grande architettura contemporanea, la prima d'Italia, non c'è un'altra città d'Italia. Chi va a Bilbao, a Barcellona o a Berlino o a Londra riceve nuove sollecitazioni, nuovi stimoli, nuove emozioni. L'Italia è l'unico paese nel quale le nuove emozioni sono proibite. La nostra ambizione è quella di attivare un circuito di turismo culturale. Ci vorranno 2 anni per completare questo disegno urbanistico. Per quello che mi riguarda ci ho rimesso la vita, non 2 anni. Ma valeva la pena di spendere la vita per creare il destino moderno di una città e una nuova identità che non avevamo. La stazione marittima di Zahadid è come se fosse un diamante. Un diamante che è sopra questo anello, che è Piazza della Libertà e il Cresce. Per il sindaco Vincenzo Napoli, un'eredità enorme che da candidato per le prossime amministrative si impegna a portare avanti. Naturalmente sento per intero il peso della responsabilità che grava sulle mie spalle. Abbiamo finalmente un presidente della regione Campania che si comporta in un modo strettamente istituzionale, guarda i territori a 360 gradi, se intercetta ed intravede un'opera intelligente, la promuove e la sostiene senza guardare alle tessere e alle bandiere di partito. Naturalmente il cuore di Enzo De Luca batte anche per Salerno. Ma noi senza municipalismi e senza campanilismi, senza scorciatoie, voglio dire, faremo la nostra parte. Il maltempo, neve a sorpresa in Campania, tra Irpinia, Sannio e anche nell'Alto Casertano sul Matese. Ha cominciato a nevicare intorno alle 12 di oggi, le previsioni indicano peggioramenti fino a tarda serata. Intanto si registrano fenomeni sparsi su tutta la regione, intorno agli 800 metri sono caduti i primi fiocchi, grandine a quote basse. Il crollo delle temperature ha interessato tutte le province, in particolare le zone montuose, ma il maltempo ha portato danni e disagi anche nel Salernitano, sferzato dal vento di tramontana.
settimana, temperature in ulteriore diminuzione nelle prossime ore. Solo da domani il meteo si indirizzerà verso un graduale miglioramento. E torniamo a parlare di sviluppo, un plafond di 50 milioni per l'Irpinia nel master plan per il Sud. Vediamo. L'asse Renzi-De Luca per la Campania tocca anche l'Irpinia, con investimenti di 50 milioni di euro per interventi sui trasporti, il turismo e l'ambiente. C'è innanzitutto la bonifica dell'ex isochimica, con governo e regione che la finanzieranno con complessivi 12 milioni e 300 mila euro. Si partirà con la messa in sicurezza del sito contaminato, poi la rimozione dei cubi di amianto e infine la demolizione dei prefabbricati, per un lavoro che durerà 5 anni. Il piatto forte riguarda le strade della provincia. 30 milioni di euro serviranno per completare in 2 anni la Lioni-Grotta Minarda, risorse attinte dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013. Previsto anche il raddoppio dell'Avellino-Salerno, mentre 2 milioni e mezzo saranno destinati alla messa in sicurezza delle strade provinciali. I trasporti incroceranno lo sviluppo turistico per quanto riguarda l'investimento sull'Avellino-Rocchetta Sant'Antonio, stanziato 1 milione di euro per realizzare lo studio di fattibilità propedeutico alla riconversione turistica della ferrovia ferma dal 2010. Altri 5 milioni e mezzo serviranno al progetto preliminare dell'elettrificazione della ferrovia Benevento-Avellino-Salerno, che prevede un collegamento diretto con l'Università di Fisciano. Il governo infine va avanti con l'alta capacità Napoli-Bari, in prospettiva della realizzazione della tratta Apice-Orsara, che passerà per l'Irpinia con la stazione a Grotta Minarda. E vediamo invece quali saranno le prospettive per il Sannio. Più di 300 milioni di euro e tante opere importanti. Questo è quello che porterà nel Sannio il patto per la Campania, firmato ieri da Renzi e dal presidente della regione Campania, De Luca. 308 milioni di euro da destinare in buona parte a infrastrutture e trasporti. Ad esempio, poco meno di 20 milioni di euro saranno destinati al trasporto su ferro tra alta capacità e ammodernamento della ferrovia Cancello Napoli. Il grosso dei fondi sarà destinato alla depurazione e al servizio idrico integrato. Circa 250 milioni, infatti, saranno investiti su questo punto. Importanti anche le misure in favore dell'Università degli Studi del Sannio, che ammontano a circa 5 milioni di euro. In questa fase, tuttavia, grande attenzione sarà posta anche per il post-alluvione, con interventi strutturali per la messa in sicurezza del territorio, ma anche decontribuzione sugli investimenti e finanziamenti agevolati per quelle imprese che sono state colpite più duramente dagli eventi calamitosi dell'ottobre 2015. Tuttavia, oltre alle risorse ad hoc, potrebbero aggiungersi per il Sannio risorse aggiuntive per temi caldi sul territorio, come la forestazione, la rimozione delle ecoballe, le aree di crisi o per l'agroalimentare. I carabinieri della compagnia di Baiano hanno denunciato presso il Tribunale di Avellino e il Tribunale dei Minori 3 ragazzi di Quadrelle, di età compresa tra i 15 e i 19 anni, ritenuti responsabili di un'aggressione avvenuta alla fine dello scorso mese di marzo ai danni di una persona del posto. I 3, per futili motivi, hanno accerchiato un 30enne aggredendolo con calci e pugni, causandogli lesioni tali da costringerlo a ricorrere alle cure dell'ospedale. È morta 3 giorni dopo l'operazione chirurgica al Ruggi di Salerno. La magistratura ha aperto un'inchiesta nel mirino l'operato di 10 di medici. Sono 10 i medici indagati dalla magistratura per la morte di Palmina Casanova, la 56enne, originaria di Atrani, piccolo centro della costiera amalfitana, morta 3 giorni dopo un'operazione chirurgica. Ricoverata inizialmente all'ospedale Castiglione di Ravello per una cisti ovarica, era stata rimandata a casa. Poi delle complicazioni, tanto che si è reso necessario il trasferimento presso l'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Qui la paziente è morta poco dopo. I familiari hanno denunciato l'episodio ai carabinieri. La magistratura ha aperto un'inchiesta. La salma della donna, unitamente alle cartelle cliniche, è stata sequestrata. 10 dunque i medici bianchi, la cui posizione sarebbe al vaglio dei giudici che vogliono vederci chiaro. Il sostituto procuratore, Elena Guarino, ha avviato l'indagine per far luce sulla vicenda. Nel frattempo anche la direzione ospedaliera del nosocomio salernitano vuole sgombrare il campo dai dubbi. Il commissario Nicola Cantone ha nominato la commissione che, attraverso un'indagine interna, ricostruirà quanto accaduto in sala operatoria e subito dopo. Nel frattempo, fra tanti dubbi, l'unica certezza è il dolore della famiglia Casanova, che ha visto morire la signora Palmina. L'ex patron della Salernitana, Aniello Aliberti, condannato a 4 anni e 3 mesi di reclusione per i giudici distrasse fondi dalle casse della società sportiva.
arrivano le motivazioni della sentenza di condanna in primo grado dell'ex presidente della Salernitana, l'imprenditore Aniello Aliberti. Secondo i giudici del Tribunale di Salerno, l'ex patron dei Granata, che conquistarono anche la Serie A, avrebbe distratto fondi dalle casse della società calcistica. Aliberti è stato per questo condannato a 4 anni e 3 mesi di reclusione. Per i giudici, i capitali del club sarebbero stati dissipati o gestiti in modo non congruo anche attraverso società straniere. Per Aliberti è soltanto la prima tappa del processo. In appello, l'ex patron dei Granata è convinto di poter dimostrare la propria innocenza. Intanto, nel calderone delle accuse ci sono anche i premi partita con denaro che, sempre secondo il collegio giudicante, sarebbero stati distratti in maniera illegale. Oltre ad Aliberti, altre 7 persone sono state ritenute colpevoli a vario titolo, tra queste l'ex dirigente Franco Del Mese. Una struttura in lamiera che cede, che rende necessario l'intervento dei vigili del fuoco, chiusa al traffico, la ex statale 18 che collega Salerno a Vietri sul Mare e circolazione in tilt, lo vediamo dalla foto. Le lamiere divelte dal forte vento di oggi che sta spazzando tutto il territorio servivano a proteggere la carreggiata da eventuali cedimenti franosi. Sono intervenuti i vigili per ripristinare le condizioni di sicurezza. Parliamo di gestione idrica, opportunità e rischi, ne hanno discusso esperti del settore ed esponenti politici in un incontro alla provincia di Avellino. Aprire una discussione sul territorio per capire quale forma di tutela adottare per la difesa dell'acqua come bene collettivo. La politica si interroga sul futuro del servizio idrico integrato alla luce della nuova normativa regionale. Per Giuseppe De Mita il problema non è tanto sulla gestione, quanto piuttosto sulle forme di organizzazione del servizio. Credo che il fuoco, l'aspetto principale, non sia tanto nella gestione e nella natura giuridica del soggetto gestore, quanto nelle forme di organizzazione del servizio, programmazione e controllo, cioè quelli che vengono detti gli ATO e gli enti d'ambito. Stefano Sorvino, segretario generale dell'autorità di bacino Campania Centrale, rimarca come sia sostanzialmente irrilevante se la gestione sia pubblica o privata, a condizione però che siano rispettati determinati requisiti, la legittimità degli affidamenti, il rispetto delle procedure, la garanzia dei cosiddetti criteri delle 3, cioè della efficienza, della efficacia, della economicità. Per il vicepresidente della giunta regionale Fulvio Bonavitacola, con la legge 15 del 2015 si è messo mano ad un riassetto del settore che mancava da quasi 20 anni e ora tutto è in mano ai comuni, i quali però devono sbrigarsi nell'individuare la forma di gestione del nuovo servizio idrico. I comuni dell'Irpinia devono deliberare l'adesione all'ente idrico nei termini previsti dalla delibera regionale, altrimenti la regione provvederà immediatamente al commissariamento. Un esemplare di tartaruga caretta caretta è stato avvistato questa mattina sulle spiagge del Cilento, una sorpresa per i titolari di un noto stabilimento balneare di Castellabate che hanno voluto immortalare e pubblicizzare su Facebook, come si vede da questa foto, ma anche per molti curiosi che si trovavano nei paraggi. È probabile che l'animale si sia spiaggiato a causa del mare mosso. Dell'episodio sono stati informati i biologi della stazione zoologica Dorn di Napoli. E prima di chiudere vi raccontiamo la storia di Pompeo, un cittadino di Ariano Irpino che gira il mondo in camper. Sentiamo. Una vita sulla strada, da quando aveva 22 anni, un destino che si snoda sulle vie del mondo, quello di Cesare Pompeo, arianese di nascita ma cittadino della terra. 2 figli nati in Messico durante la sua affascinante avventura, il primo da una donna austriaca e l'altro da una mamma francese. Le carte geografiche segnano la rotta dell'infaticabile 58enne alla scoperta di nuove latitudini. Niente tom tom, orologio al polso, la scoperta è il motore vitale di Cesare Pompeo. Da 35 anni in giro nel mondo, sia per mare che per terra e con tutti i mezzi di trasporto disponibili. Dal treno alla barca, dall'aereo al pullman, dalla bici al camper, la sua nuova casa. Attraversato l'oceano Atlantico in 19 giorni, dalle Canarie ai Caraibi, in una barca a vela di soli 11 metri con la sua ragazza. E così, tra un viaggio in Francia e uno avventuroso in Albania, ha trovato il tempo per respirare l'aria della sua terra che porta nel cuore. Qua mi sono rimasti, a parte gli unici cugini che mi sono rimasti, parenti, nipoti,
I miei genitori sono nati qua e io e tutta la nostra famiglia viene da questo splendido paesino. Contento, contento di tutto, del tempo, della gente e niente, invito a viaggiare i giovani perché almeno aprono un po' gli occhi, non esiste solo, anche se l'Italia è il paese più bello del mondo, perché io ho girato tutto il mondo e alla fine guarda dove sono. Però viaggiare apre un po' il cervello, la testa e gli occhi. Auguriamo buon viaggio allora. Grazie mille, arrivederci. Grazie a Gianni Vigoroso per questo servizio, così chiudiamo il nostro telegiornale, vi auguro una buona serata e vi ricordo che tutte le notizie sono disponibili sul portale ottopagine.it e come sempre sulla app 8pagine News, scaricabile gratuitamente dai vostri telefonini e tablet. Arrivederci.